Allora, questo oggetto volante l'ho visto insieme a un mio amico mentre ritornavamo da pranzo. Abbiamo fatto varie supposizioni. In un primo momento ad un elicottero, poi a un drone, anche perché si muoveva molto lentamente e poi tra l'altro non si sentiva alcun rumore. Poi abbiamo pensato che poteva essere un piccolo aereo privato, ma un colore tutto nero non si è mai visto. Abbiamo pensato alla mongolfiera, ma anche quelle, le mongolfiere sono abbastanza definite, cioè ne ho viste di mongolfiere, ma niente di tutto ciò faceva pensare alla mongolfiera, né tantomeno a una lanterna cinese, cioè qualsiasi cosa che cercavamo di dargli un'identificazione, non l'abbiamo trovata. Poi siamo rimasti a lungo ad osservarlo e pensiero di poter scattare qualche foto mi è venuta solo dopo pochi secondi. Tra l'altro avrei potuto anche effettuare delle riprese in 4K perché il mio cellulare lo permette, ma in quel momento lì non ci ho pensato, pensavo solo a cercare di capire cos'era. Qua diciamo è quasi alla fine. E in cielo c'era un aereo di linea che stava sorvolando la zona. In primo momento avevamo pensato che si potevano scontrare, poi invece le traiettorie sono state molto distanti. Infatti, in basso, adesso faccio una carrellata verso il basso, vi faccio vedere che diciamo che l'oggetto era già abbastanza lontano, infatti è un piccolissimo puntino sullo schermo. E niente, diciamo sorvolava come immaginate un sacco o un qualcosa a forma di sigaro, poteva essere così, di sigaro che svolazzava, forse riempito di gas o con dell'elio per farlo volare. E probabilmente le correnti lo facevano rotolare e alla lunga distanza si assumeva diverse dimensioni e forme, più piccolo, più grande. E comunque niente, siamo arrivati alla fine che abbiamo detto, beh, è il tipico UFO, cioè un oggetto volante non identificato, perché è così. Salve, alla prossima.